Oggi un calendario dell'avvento dipinto a mano. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un nuovo calendario dell'avvento. Eh sì, ve li faccio un po' sudare i calendari dell'avvento, ma poi quando comincio a sfornarli non la finisco più. Oggi un calendario dell'avvento in brush lettering. Ricicleremo una confezione di un qualcosa molto facile da trovare in tutti i supermercati e lo trasformeremo in un bellissimo calendario dell'avvento fatto a mano, proprio dipinto a mano. Vedrete quanto sarà facile e quanto sarà bello. Prima però di spostarci sul piano da lavoro, vi ricordo che in tutte le librerie vi aspetta il mio libro, Il ricettario dell'arte, uno splendido, splendido regalo di Natale da farsi o da fare a tutti gli amici creativi. Lo trovate in tutte le librerie d'Italia e qui giù nelle librerie online che vi linko qua sotto in info box, qualora viveste in posti dove non ci sono librerie molto fornite. Vi ricordo anche di iscrivervi sui miei canali Ombretta, Due Cuori Una K, il mio canale di lifestyle e il mio canale di cucina, ma soprattutto vi dico di iscrivervi sempre su Facebook, dove potrete trovare notizie aggiornate e tutti i corsi live di Arte per Te. Tra un pochino comincerà il corso di tecniche pittoriche e il corso di disegno per bambini, quindi iscrivetevi su Facebook perché lì si svolgeranno poi praticamente i corsi, oltre che qui su YouTube. Vi aspetto anche su Instagram e anche su TikTok con piccole perle riguardanti l'arte e la creatività. Ma ora basta, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere il calendario dell'avvento dipinto a mano come si fa. Ed ecco l'occorrente per il nostro calendario dell'avvento per ragazzi, quello più facile, non semplicistico, è facile. Ci occorreranno 4 confezioni di queste, di estate, 0, non 0, insomma sono i contenitori che rimangono molto spesso tra gli scaffali del supermercato, o se comprate voi le confezioni li portate con voi a casa e poi questi di solito vengono buttati via. No, noi li conserviamo, li ricicliamo e facciamo il calendario dell'avvento. Righello, forbici del colore acrilico verde e qualche decoro di carta a tema natalizio che potete tranquillamente scaricare da internet. Io vi faccio vedere questo, ma non so se alla fine userò proprio questo. Pompon, io li ho rossi. Poi un pennello, una gomma, una matita. Io qui ho una fustella tonda per praticare dei cerchietti del diametro della confezione di estate. Se avete la fustella, bene, se non vi metto il link qui giù in info box se vi interessano queste fustelle. Se invece volete ritagliarle a mano, va benissimo lo stesso, dovrete tagliare 24 cerchietti. Un cartoncino bianco 50x70, perché ci serviranno tanti pezzi di questo cartoncino, quindi conviene comprarlo grande e poi ritagliarlo a misura. Ci occorrerà anche un cartoncino rosso da cui estrapolare delle striscette e poi potrebbe giovarci anche dell'acrilico rosso e un pennellino. Pistola di colla a caldo e relative stecche. Una selezione di penne di queste tipo, di questo tipo con il feltrino sottile, con la punta fine, una 05. Quelle mie sono della Stabilo, le Point 88. E come penne potete usare sia queste che anche le penne che usate normalmente per scrivere. Certo, se le avete verdi e rosse, meglio. Rosso ci servirà di sicuro. E poi ci servirà un pezzetto di cartoncino. Iniziamo subito col pezzetto di cartoncino, che se no perdiamo e non troviamo più. Infiliamolo all'interno della nostra confezione, così, e voilà. Con una matita tracciamo la circonferenza del nostro cartoncino. Tiriamo fuori e ritagliamo questo tondino, ritagliando fuori dal bordo, non dentro il bordo perché sennò verrebbe troppo stretto, fuori dal bordo. Quindi prendiamo le forbici e ritagliamo lasciando un millimetro dal bordo a matita.
alla fine quello che avremo sarà questo, che sarà un cartoncino della stessa circonferenza del buco della confezione di tè. Mettiamolo da parte e non perdiamolo, perché questo sarà molto importante. Procediamo adesso con un altro step. Proteggiamo il piano da lavoro, prendiamo un acrilico verde e il pennello, pitturiamo di verde le nostre confezioni di tè. Dovremmo passare un paio di mani, quindi noi pitturiamo una prima volta, facciamo riposare e asciugare bene il tutto, nel frattempo pitturiamo anche le altre confezioni e poi ripassiamo una seconda mano di colore. Ok, una volta fatte tutte le parti laterali e frontali, io dipingo anche un po' l'interno. Mentre i pezzi del nostro calendario asciugano, prendo il cartoncino 50x70 e lo divido a metà nel senso della sua larghezza, quindi faccio sì che diventi 35x50. Una volta piegato, ritaglio il lato. Da una delle due parti ricavo 24 cerchietti leggermente più grandi del foro del mio calendario. Ricavati così 24 cerchietti, scegliamo la parte da disegnare. Adesso prendiamo il cerchietto che avevamo fatto all'inizio e prendiamo una matita su ogni cerchietto, ponendoci al centro e sul retro, ovviamente questo deve essere il retro. Disegniamo appunto l'orma del cerchietto più piccolo, quindi poniamolo più o meno al centro e disegniamo l'orma. Ok, dopo aver tracciato questi cerchi sul retro di ogni cerchietto, prendiamo i nostri cerchietti e disegniamo ad uno le fantasie per creare i tappini dei vari giorni. Prendiamo le nostre penne verdi, i colori verdi metallizzati che possono sempre servire, pennarelli verdi di ogni tipo. Se voi non siete pratici, prendete anche una matita e cominciamo, voilà, a disegnare. Per esempio, farò il numero 1 qui al centro e poi attorno all'1 traccerò un cerchio da cui farò venire fuori delle foglioline. Il primo numerino. Ora sul retro potrete decidere di fare due cose: o di mettere un filo di colla ed appiccicare direttamente il numerino qui sulla scatola e poi staccarlo via, oppure potete fare come faccio io, cioè prendere la colla a caldo e, facendo attenzione a non bruciarvi,
dare un giro di colla sulla matita che avevamo messo prima, che una volta asciutta fungerà da incastro gommoso. Bene, lasciamolo asciugare così e nel frattempo procediamo con gli altri numeretti. Attenti a non bruciarvi, perché questo. Con il cartoncino rosso adesso dovremo creare delle striscette alte quanto la profondità dei nostri buchini. E allora prendiamo il righello, misuriamo la profondità, che nel mio caso è 2 cm e 4 circa. Potete usare sia la carta che il cartoncino e decido di farli rossi, ma potete utilizzare qualunque colore vi piaccia per il vostro calendario. Dopo aver preso le misure sui due margini, segno le righe. Ok, una volta ritagliate le striscioline, io le ho fatte di tre colori differenti, inizio a posizionarle in maniera molto semplice. Prendo la misura della circonferenza, quindi metto la striscia dentro e prendo la misura della circonferenza, elimino l'eccesso, con un punto di colla unisco i lembi, sporco la parte inferiore del mio cerchietto di colla, lo inserisco facendolo arrivare giù in modo da essersi creata una vera e propria casellina chiusa con questa finestrella. Faccio così con tutti i colori. Dopo aver messo tutti gli interni, è arrivato il momento di rifinire con il cordoncino, che posizionerò all'imboccatura di ogni fessurina. Prendo la misura, do un giro di colla non troppo esagerato, quindi passo e poi col dito lo stendo bene e poi piano piano posiziono il cordoncino. Arrivati a questo punto ho tutte le mie cassettine rifinite. Come vedete ho fatto un doppio giro di cordoncino sull'esterno e uno singolo anche in basso. Adesso assemblo con colla a caldo, do una bella spruzzata sul margine laterale corto di uno e vado ad unirlo con, guardate, vi faccio vedere, il margine, ecco qua. Lungo, così faccio combaciarli in questo modo, a L, uno lungo e uno corto. Così adesso prendo questo e vado ad appiccicarlo qui. Scusate il disordine sul piano da lavoro, ma appunto è un piano da lavoro. Quindi prendo la colla a caldo che è incandescente e vado, stando attenta a metterlo bello dritto, a appiccicare qui. Quindi l'ultimo lo vado ad appiccicare, guardate qui, lasciando un quadrato in mezzo, rimarrà automaticamente. Adesso sotto, come vedete, ho il cartoncino. Lo poggio sul cartoncino perché il cartoncino dovrà fungere da retro. Con una matita ne segno il perimetro così, voilà, e poi ricalco tutte le aperture perché queste diventeranno le finestrelle per i messaggi, perché questo sarà un calendario dell'avvento che non avrà soltanto
dei dolcetti al suo interno, ma anche delle frasi propositive o motivazionali. Quindi le segno tutte e noi ci rivediamo alla fine. E adesso ritaglio ben bene. Adesso prendiamo la penna rossa e con la penna rossa scriviamo tanti messaggi. Ok, dopo aver scritto tutte le frasette con la colla, andiamo tutto attorno. Metto la colla qui al centro, non devo dimenticare questa cosa, e appiccico questo adesivo. Io ho scelto questo adesivo come centrale del mio calendario e metto la scritta Advent Season. Bene. Adesso continuo a mettere la colla, scusate per la dimenticanza, e appiccico. Voilà, per bene, in modo che tutti i quadratini corrispondano. E adesso con un bel pennarello rosso ripasso lì attorno alla casella. Adesso mettiamo i cioccolatini. Io per questo ho scelto le monete. Adesso posizioniamo i tappini. Facendo in modo che i cioccolatini, sperando, ecco, più che altro che i cioccolatini non escano, infiliamo qua dentro. Magari se l'avessi fatto prima sarei stata più diligente, ma non sarei stata io. Il laccetto che assicureremo con un punto di colla a caldo. E voilà, colla messa dentro. Ok, i tappi tengono quasi tutti. Bene, bene. Tutto disegnato e senza orpelli aggiuntivi. Questo è carinissimo. Poi, quando togliete la casellina, vedete, prendete il dolcetto e fate quello che c'è scritto, la penite, anzi, la raccomandazione del giorno per avvicinarvi di più allo spirito del Natale. Quindi, o lo richiudete oppure li mettete tutti qui ad aspettare fino a che appunto non si accumulino tutti, sarà appeso. Quindi, li sommerete qua fino a quando tutti non saranno finiti e poi conserverete il calendario e lo utilizzerete per l'anno prossimo. Mi raccomando, vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Buona preparazione all'avvento! Ciao! Visto che è facile fare un calendario in brush lettering, basta capire la tecnica e
Naturalmente saper scrivere i numeri, e allora di questo vi lascio i link qui giù in info box. Ci sono proprio le video lezioni di brush lettering per insegnarvi come piegare e usare i pennelli o le penne per lettering. Vi lascio anche dei link di penne di colori a brush, a pennello, per meglio scrivere in brush lettering. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione. Mi raccomando, preparatevi al Natale con animo allegro e creativo, e soprattutto tra i regali sotto l'albero non fate mancare lui. Io vi ringrazio se lo farete e sono sicura di non deludervi con le ricette contenute all'interno di questo, per me, bellissimo manuale creativo. Vi do appuntamento al prossimo video creativo. Buona preparazione al Natale a tutti, e da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!